Per Settimana Sport siamo con Luca Pinasco, dirigente della Cogornese. Luca, devo dire che ho visto fino al gol della Superba una buona Cogornese. Tra l'altro visto che ci sono tanti ragazzi giovani che si impegnano, che giocano molto bene con palla a terra. Se aveste fatto gol penso che sarebbe stata poi dura per la Superba. Dimmi le tue impressioni, grazie. La Cogornese l'ho visto bene anche dopo il gol preso e anche dopo il secondo gol preso. Era una partita che non meritavamo assolutissimamente di perdere. Però il calcio è questo e accettiamo il verdetto del campo. Però sono contento della prestazione dei ragazzi che si impegnano sempre durante la settimana e oggi hanno fornito una prestazione veramente notevole. Al di là purtroppo di due situazioni nelle quali purtroppo l'abbiamo pagato con i gol presi, però sono veramente contento della prestazione, sono convinto che se continuiamo così la salvezza che sembrava un'utopia fino a due mesi fa adesso ci siamo vicini a raggiungerla. L'importante è continuare a offrire prestazioni come quella di oggi. Ma penso che la salvezza possiate raggiungerla tranquillamente, almeno vista da fuori è una bella squadra, come dicevo, con tanti giovani. Oggi avete avuto un pochino di sfortuna, anche oggi proprio anche la palla non voleva entrare, anche qualche occasione l'avete avuta, ma le palle sono passate a fil di palo, il portiere è stato bravo, eccetera. Però penso che anche perdere con la Superba è una bella squadra che ha ambizioni diverse rispetto alle vostre, magari andare ai playoff e poi salire, ecco. No, la Superba è sicuramente una signora squadra, oggi era anche rimaneggiata, è una squadra che può ambire tranquillamente a vincere il campionato, dai risultati che so credo che l'Ampi stia perdendo, quindi si giocano assolutamente il campionato e meritano di giocarsi il campionato, però sicuramente oggi la differenza non c'era fra noi e loro. La partita l'abbiamo praticamente fatta noi per 75 minuti, bravi loro a portare a casa il risultato, però come ho detto prima sono contento della prestazione dei ragazzi, sono fiducioso, la salvezza ripeto è assolutamente raggiungibile, abbiamo sofferto tantissimo all'inizio del campionato ma offrendo comunque buone prestazioni, ricordo che fino ad oggi siamo ancora la seconda migliore difesa del campionato, quindi la squadra era coesa, compatta, non ha mai, come si suol dire, non è mai andato fuori giri, quindi sono fiducioso, la prestazione di oggi mi aumenta ancora di più la fiducia. Ok, grazie Luca, ciao, alle grazie prossime a voi, partite, ciao.